Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, spero tutto ok. Allora, oggi sto facendo questo video perché volevo affrontare con voi un discorso che secondo me è particolarmente interessante, soprattutto in questo periodo, che è quello del Dolby Atmos. C'è un grande fermento riguardo questa cosa. Perché? Perché, come al solito, quando Apple si muove, si crea sempre un grande interesse rispetto a qualsiasi cosa. Questo da una parte è molto interessante perché in qualche modo sta, dal mio punto di vista, forse è uno scossone nel panorama musicale che potrebbe portare delle cose buone, delle cose interessanti, però volevo chiacchierare con voi forse per chiarire qualche dubbio per chi non è ancora proprio espertissimo di questo argomento, che è piuttosto complesso. Quindi questo non vuole essere un tutorial, sono solo delle chiacchiere che faremo insieme e per ca capire un po' di che cosa stiamo parlando. Anche perché, diciamo subito, l'Atmos è qualcosa che esiste già da diverso tempo. Io ci ho lavorato, chiaramente esiste da diverso tempo nel mondo cinema e ovviamente videogames. Per quanto riguarda la mia esperienza, è più verso il mondo cinema, inteso anche broadcast, quindi televisione, e è un qualcosa che ormai esiste da diverso tempo. Sappiamo che, insomma, se andiamo al cinema, ormai la maggior parte delle sale sono comunque dotate di impianto Atmos, i film vengono realizzati e missati in Atmos, quindi è un qualcosa che esiste da diverso tempo. Quindi perché tutta questa novità? Questa novità è avvenuta nel momento in cui Apple ha in qualche modo abbracciato questa tecnologia, indirizzandola però verso la musica, e questa è la vera. Secondo me la vera cosa interessante è la vera novità. Magari per molti risulta una cosa completamente nuova o mai sentita, in realtà non è una cosa nuova, come ho detto, però diciamo che nel settore musicale, soprattutto discografico, diciamo così, è un qualcosa sicuramente che, insomma, qualcosa di nuovo. Quindi, posso dirvi, se proprio state a zero, io vi suggerisco di sicuramente, visto che è un discorso piuttosto complesso, andate sul sito Dolby, ci sono un sacco di potete scaricare anche un sacco di documenti tecnici, non solo materiale di marketing, ma c'è anche tanta roba interessante, delle guide su come strutturare le sale. Chiaramente è un argomento molto molto tecnico, per cui diciamo subito che se volete fare sul serio dovete sicuramente fare dei corsi, dovete sicuramente affidarvi a esperti che possano consigliarvi su come strutturare il vostro studio, anche perché se veramente si fanno le cose in un certo modo, il supporto Dolby è necessario quasi sempre, quindi deve comunque venire un certificato Dolby. Non dico certificare la sala, perché il Dolby Atmos Music sembra non aver, da quello che ho capito parlando con degli illustri colleghi, ancora non è proprio non c'è una vera certifica per le sale Dolby Atmos Music, come avviene ad esempio nel cinema. Però comunque ci sono una serie di linee guida, scusate, che comunque sono importanti, e quindi è assolutamente necessaria se si vuole fare veramente se si vogliono fare le cose fatte bene, avere una consulenza Dolby, ok? Anche perché, ripeto, non è semplice realizzare un setup di questo tipo. Comunque, io vi suggerisco di andare sul sito Dolby, c'è tutto quello che può essere utile per approfondire il discorso, sia come vedete da quest'area qua, sia per approfondire il Dolby Atmos Music, e sia per approfondire, diciamo, quello più classico legato alla creazione di contenuti dedicati alla post-produzione audio, quindi cinema, televisione e chiaramente videogiochi.
Quindi, in sostanza, qual è la novità? La novità per tutti quanti è proprio quella che Apple, come sapete, ha abbracciato questa tecnologia e introducendo in Apple Music la possibilità di distribuire e quindi ascoltare materiale in Dolby Atmos. Ora, la vera, secondo me, cosa interessante qual è? È che il Dolby Atmos, quando è stato presentato, insomma, a livello più che altro cinema, presentava subito una differenza sostanziale rispetto ai precedenti sistemi surround, come il 5.1 classico o sue evoluzioni, ed era, secondo me, una delle cose principali era la scalabilità. Che cosa significa? Significa che il Dolby Atmos sostanzialmente può essere riprodotto automaticamente su qualsiasi sistema, anche arrivando a un sistema binaurale, quindi stereo. Quindi delle cuffie, chiaramente, stiamo parlando di delle cuffie, perché ascoltare un Dolby Atmos su un semplice LR non ha esterno, non ha molto senso, però in binaurale, quindi in cuffia, è un po' diverso, come vedremo. Mentre prima questo era praticamente impossibile, nel senso che quando si mixava in 5.1 erano canali discreti, semplicemente poi si faceva una conversione chiamata appunto down mix, che portava poi il 5.1 a confluire su due canali stereo e veniva ascoltato, diciamo, normalmente, senza portarsi dietro delle informazioni necessarie alla spazializzazione. Quindi questa è stata una delle vere novità, secondo me, del Dolby Atmos, oltre chiaramente ad introdurre il canale top, quindi l'area del soffitto sostanzialmente. Chiaramente al cinema questo ha portato una grande, secondo me, rivoluzione, perché immaginate bene, no? Che mentre prima l'audio comunque sì era immersivo, ma riguardava soltanto il fronte e il laterale, principalmente il dietro, il Dolby Atmos, oltre a introdurre anche degli elementi laterali più di dettaglio, quindi dei canali discreti anche lateralmente, però ha introdotto in particolare il canale top, quindi il soffitto, suoni che sono effettivamente percepibili sopra la testa. Al cinema questo chiaramente crea un effetto interessante. Ora, la morale del discorso e della chiacchiera qual è? È tutto questo come si traduce poi quando probabilmente il 90%, 99% delle persone ascolterà la musica mixata in Dolby Atmos in cuffia? Questo è interessante, e magari vi faccio sentire qualche esempio, così capiamo bene l'effetto. Chiaramente sono degli esempi semplici, non è che adesso faccio un mix complesso, però capiamo un po' la differenza di percezione in cuffia. Quindi lo dico subito, se volete seguire questo video, mettetevi un paio di cuffie, magari di buon livello, altrimenti sarà difficile seguire quello che adesso vi farò ascoltare. Quindi da adesso in poi magari mettetevi le cuffie, così possiamo un attimino capire meglio di che cosa stiamo parlando, perché poi è quella la cosa che a me interessa spiegarvi, nel senso che molti studi in Italia grossi giustamente si stanno adeguando a questa tecnologia per poter produrre contenuti musicali in Atmos, e la trovo una cosa fantastica, la trovo una cosa giusta, perché questo è un treno che chiaramente uno studio di un certo livello, in quanto a dimensioni e a investimento fatto, deve necessariamente poter garantire, no? L'ultima tecnologia del settore. In questo caso magari parliamo di Dolby Atmos Music, quindi molti studi importanti, grossi in Italia si stanno attrezzando per questa tecnologia. Lo dico subito, è qualcosa che però va studiata, perché il mix cambia completamente l'approccio, cambia completamente la sessione, proprio realizzare il routing. C'è tutto un discorso a monte molto più complicato, ci sono delle rinunce da fare. Indubbiamente il risultato stereo classico quindi non competerà probabilmente con un mix fatto stereo, questo è chiaro, perché parliamo sempre di un adattamento, di un qualcosa che nasce per essere ascoltato in un sistema Atmos fisico, quindi con i canali discreti. È chiaro che in un sistema
binaurale non potremo mai avere la stessa percezione, però adesso sentiremo che secondo me c'è qualcosa di molto figo. Allora, chiaramente, come ho detto, per tutte le cose tecniche, questo adesso non è un tutorial, per cui altrimenti durerebbe veramente troppo. Quindi andate sul sito Dolby, iniziate a studiarvi un po' l'argomento, c'è tanta roba da imparare, probabilmente nasceranno anche dei corsi, non lo so, ma è un argomento che sicuramente va studiato in maniera adeguata. Adesso io vi faccio soltanto una piccola panoramica per farvi sentire un po' la percezione in cuffia, cosa cambia, ok? E anche le possibilità di sound design, ad esempio, che si aprono a livello però musicale, ok? Non a livello di effetti sonori. Cerchiamo di capire un po' a livello musicale o comunque effetti sonori, ma legati in un contesto, ad esempio, di musica hybrid, di trailer music, non lo so, le solite cose che magari che io affronto in questo canale, ok? Oltre chiaramente agli effetti sonori. Allora, io chiaramente sapete che uso Nuendo. Diciamo subito che al momento non sono sicuro se Nuendo supporta l'Apple Music, il Dolby Atmos Music, perché comunque mi è stato spiegato appunto che ci sono delle piccole differenze anche nel modo in cui poi viene realizzato il master finale. Quindi al momento l'unica piattaforma che in qualche modo è dichiarata compatibile con il Dolby Atmos Music è la Production Suite, che è appunto l'applicativo di Dolby stessa, che purtroppo gira solo su Mac, e quindi in questo caso io non posso mostrarvelo perché sto su PC, però comunque può essere utilizzato sia su Nuendo che su Pro Tools. Diciamo che spero molto che Steinberg faccia una partnership con Dolby per andare a magari a inserire quelle piccole differenze che ci possono essere per arrivare ad avere quello che già Nuendo ha, che è tutto un sistema di produzione, di authoring proprio ufficiale Dolby all'interno di Nuendo stesso, che facilita molto, secondo me, la gestione proprio Atmos rispetto che usare la Dolby Production Suite, che è un po' più anche la configurazione leggermente più ostica. Allora, adesso io non vi faccio vedere come si imposta la sessione, perché sennò, ripeto, diventerebbe un video troppo lungo. Vorrei arrivare subito a farvi sentire qualcosa. Poi magari in futuro, se può essere utile, faremo anche un video in dettaglio su come proprio configurare in Nuendo tutto quanto per lavorare, diciamo, in cuffia. Perché ecco, appunto, la cosa interessante che posso dire è che secondo me, anche come dice Dolby stessa, come pubblicizza Dolby stessa, il Dolby Atmos Music potrebbe essere affrontato e prodotto direttamente in binaurale, mantenendo poi chiaramente la compatibilità su un sistema Atmos basato con le casse, diciamo così. Chiaramente il mio consiglio, mentre nel cinema questo probabilmente non si può proprio fare perché è molto più complesso, perché poi un mix cinema va a finire in sala, quindi bisogna necessariamente missarlo e affrontarlo in sale mix adeguate. Per la musica, essendo un po' una cosa secondo me nuova e un po' diversa, anche perché poi il 90% della gente probabilmente ascolterà quel brano in cuffia, perché difficilmente arriveranno insomma, poi magari potrà anche accadere, però ho qualche dubbio che insomma molti si mettano a mettere sistemi home theater dentro casa con le casse sul soffitto. È un po' più complicato, diciamolo. È vero, ci sono le soundbar, ma insomma io l'ho usate, non è che non va aspettate un miracolo da queste soundbar. Secondo me la percezione alla fine è meglio in cuffia sostanzialmente, e quindi con il fatto che magari 90% della fruizione finale avverrà comunque in binaurale, avverrà comunque in cuffia, può essere interessante produrre e affrontare il mix o comunque la produzione, la composizione, quello che sia, direttamente in Atmos, binaurale, quindi in cuffia. Poi però magari il suggerimento potrebbe essere quello di finalizzare, una volta fatto il prodotto, andare in uno studio
per finalizzare e stampare il master, che andrà poi a finire ad esempio su Apple Music. Anche questo per avere un po' un riscontro in una sala adeguata e magari fare delle correzioni che sicuramente saranno necessarie, però magari vi portate un 80% di lavoro che avete fatto nel vostro Project Studio, quindi è interessante. Nuendo devo dire che in questo, dal mio punto di vista, offre per ora il workflow che migliore, perché è possibile avere poi la insomma la conversione binaurale tramite il plugin Ambisonic che ha di default Nuendo, quindi al momento secondo me come workflow rimane il sistema migliore. Allora, come vedete, io adesso ho creato sulla mia audio connection, nella sezione output ho due bus, uno stereo bus e un bus 7.1. Ovviamente ricordatevi che quando creiamo degli outputs, ma stiamo utilizzando la control room, chiaramente sono dei bus interni, quindi come vedete non sono connessi fisicamente a nessuna uscita nella sezione outputs. Perché? Perché nella control room poi verranno effettuate le connessioni fisiche all'esterno per avere la monitoria. Chiaramente io adesso ho il mio bus 7.1, ho un bus stereo per l'ascolto, il tutto poi confluisce nelle mie cuffie LCDX Audise per l'ascolto binaurale, ok? Quindi non vedete in questa sezione una situazione in cui ho ad esempio un ascolto in uscita 7.1, perché io non sono attrezzato con il 7.1 qua, ho un 5.1, quindi ho dei preset 5.1 per avere poi chiaramente l'ascolto fisico nel mio Project Studio in 5.1, ma al momento non sono upgradato al 7.1.4, che ricordiamo è il setup, la configurazione base per l'Atmos, perché poi ci sono setup più avanzati, 9.1.4 e così via. Però la cosa interessante è che appunto ogni sistema sostanzialmente è compatibile, quindi si può missare in 7.1.4 e poi riprodurre in 9.1.4 e viceversa, fino ad arrivare appunto a missare in 9.1.4 e ascoltare appunto in binaurale in cuffia. Questa secondo me è la vera figata del Dolby Atmos. Ora, Nuendo ha, come dicevo, una cosa figa che è appunto l'autoring Dolby Atmos incluso, cosa che invece appunto Pro Tools non ha, quindi bisogna avere comunque la production suite Dolby. Con Nuendo questo si bypassa, almeno per quanto riguarda la produzione Dolby Atmos, cinema, broadcast, videogame, eccetera, eccetera. Ora, per il discorso musicale non sono sicuro che è possibile stampare il master finale, anzi probabilmente no, però è possibile magari esportare il file ADM, che è appunto il tipo di file Atmos, magari poi importarlo in uno studio dove è presente la Dolby Production Suite e stampare poi il master proprio con le specifiche Apple per andare su Apple Music. Però diciamo la comodità di avere il render incluso all'interno di Nuendo è piuttosto interessante. Allora, se siete proprio a digiuno, la prima cosa che secondo me bisogna capire è cosa si intende per beds e object, perché il primo scoglio da affrontare quando iniziamo una produzione in Atmos è quella di capire cosa significa questi due termini, perché è uno dei primi noccioli, delle prime difficoltà che all'inizio magari anche io avevo, venendo ad esempio dal classico 5.1 non avevo ben capito inizialmente che cosa significava questa diversificazione. Sono due famiglie sostanzialmente di suoni, chiamiamoli così, nel quale confluiscono determinati elementi sonori, però questi elementi hanno uno scopo e anche una, poi come vedremo, una gestione differente.
Così, detto proprio, se vogliamo essere molto molto sintetici, possiamo dire che ad esempio nel cinema ormai sappiamo bene come gestire queste due famiglie, perché ad esempio nei Bets andiamo a far confluire la musica, molto spesso i dialoghi, quando si parla di dialoghi ovviamente centrali, quindi principali, che come sappiamo vanno nel canale centrale, e tutto quello che riguarda un po' gli effetti sonori, tipo la Foley in particolar modo, e tutto ciò che sostanzialmente non ha molta dinamicità, diciamo così, quindi non è molto, non sono suoni legati a particolari movimenti, particolari collocazioni nel panorama, quindi immersivo in questa, pensiamola come una sfera, no? Dove noi siamo all'interno. Quindi diciamo che nel Bets confluiscono anche, ad esempio, anche gli ambienti, quindi non lo so, un ambiente città, probabilmente tutti gli effetti sonori che vanno a costruire gli ambienti li facciamo confluire nel Bets, anche se poi potremmo, anche lì si sperimenta, perché ad esempio la pioggia potrebbe essere collocata sul top, però insomma anche col Bets possiamo comunque andare a confluire sui canali top se vogliamo. Comunque la vera differenza è che poi i canali object sono invece è una categoria nel quale facciamo confluire tutti quei suoni che invece devono avere una certa spazializzazione, un certo movimento anche a livello di collocazione, no? Quindi pensiamo in un film a tutto quello che accade, ad esempio, non so, veicoli, spari, proiettili, tutto, immaginiamo una scena molto concitata, tutti gli effetti che appunto possono accadere in scene di questo tipo, molto probabilmente, se andiamo a vedere la sessione mix, saranno tutti object, ok? Quindi, capita un attimo questa separazione queste due famiglie di elementi, dobbiamo capire adesso come in qualche modo però far confluire questo discorso a livello musicale, perché se chi affronta mix e sound design in Dolby Atmos per cinema sa ormai, appunto, sappiamo come gestire queste due famiglie, quindi so ad esempio cosa mettere negli object, cosa mettere nei beds e come gestire queste due categorie, a livello musicale magari questa cosa è un po' da capire, quindi secondo me è una delle prime cose che va spiegata bene quando affronterete un mix musicale in Dolby Atmos. Secondo me è anche una fase un po' di sperimentazione, perché essendo una cosa relativamente nuova non è che ci siano delle linee guida così rigide. Ovviamente mi viene da pensare che nei beds potrebbero andarci a confluire chiaramente le riverberazioni, quindi che vengono spalmate sui canali 7.1 ad esempio, quindi 7.1.2, quindi con due top e L, R surround dietro e surround laterali ad esempio. Mi viene da pensare che chiaramente questo lo prendiamo in prestito dal mix cinema, ovviamente le voci, avendo a disposizione il canale centrale, andremo a farle confluire nel canale centrale, e questo può essere anche interessante a livello musicale, perché mentre uno, diciamo, di solito noi siamo abituati ad avere un ghost center, quindi un canale fantasma centrale, in questo caso abbiamo un canale fisico dove andare a posizionare degli elementi collocabili nel canale, in quello che prima era, diciamo, il mid, ok? Sostanzialmente questo può essere molto interessante, anche se cambia completamente tutta la gestione, perché qui abbiamo un canale fisico, non è più appunto un canale fantasma, però ad esempio voci, kick, basso, eccetera eccetera, potrebbero andare a confluire sul canale C, sul canale center, ok? Ora, vediamo un attimo come funziona il tutto. Allora, questo è
render for Dolby Atmos di Nuendo, che va appunto inserito nel bus 7.1.4. Poi ho creato un send che preleva questo diciamo il mix sostanzialmente 7.1.4, me lo inserisce in un gruppo stereo, dove automaticamente Nuendo mi crea, con questo decoder mi crea praticamente un down mix ambisonico, quindi binaurale stereo, per poter poi appunto ascoltare in cuffia cosa succede, e quindi avere la sensazione sostanzialmente di sentire un audio più di ascoltare un audio più immersivo. Quello è un po' il discorso, ok? Quindi Nuendo ha pure questa facilitazione, scusate, piuttosto interessante, che possiamo fare all'interno di Nuendo stesso. Su Pro Tools è un po' più complicato, bisogna utilizzare comunque la Dolby Production Suite, ma il risultato più o meno è quello. Insomma, come vedete abbiamo 128 oggetti, sostanzialmente sono dei bus, sono appunto dove poi andare a far confluire tutto quello che avverrà all'interno del nostro mix. Ovviamente alcuni saranno assegnati ai beds, altri invece saranno assegnati appunto agli object. La cosa interessante di Nuendo è che ha gli object stereo, mentre ad esempio Pro Tools li gestisce soltanto mono. Questa è una piccola differenza, anche se spesso è più utile averli mono, come sentiremo, per avere un po' un movimento un po' più interessante. Ora, quello che io vorrei farvi sentire è appunto quello che avviene. Allora, per esempio, partiamo con questo strumento qua. Ok. Allora, questo sta andando in un bus bed, ok? Questo è quello che inizialmente era il pan, il classico panner, ma in questo caso è un multipanner, quindi come vedete è completamente differente dal classico left e right che siamo abituati a vedere. Qui abbiamo una rappresentazione tridimensionale, diciamo, dell'ipotetica stanza, e chiaramente muovendo, diciamo, con le varie posizioni, con i vari la collocazione, appunto, possiamo andare a distribuire in maniera piuttosto precisa nello spazio questo suono. Ad esempio, vedete che abbiamo qui sotto X, Y, Z, che appunto sono le nostre il nostro posizionamento spaziale. Sostanzialmente così lo stiamo mettendo dietro, e se sentite, cioè, la sensazione comunque in cuffia Non è male, è interessante, è chiaro, non abbiamo proprio la sensazione da dietro la testa, però non è un classico pan, ecco. Ora proviamo col Z, che è l'altezza. Ok, quindi adesso noi stiamo trattando questa, diciamo, questo pad come beds. La cosa che mi piace molto in Nuendo, per esempio, è come andare poi ad assegnare i canali ai vari elementi alle varie categorie ai vari gruppi, quindi beds o object. Ad esempio, se io adesso apro un'altra istanza, come vedete, facciamo così, chiamiamola 2, io posso andare a dirgli
tramite questa, tramite appunto il controllo, posso creare un altro bed, dirgli guarda, posso decidere se io adesso ho fatto confluire questa, questo instrument in un gruppo appunto chiamato beds, che a sua volta poi è selezionabile in questo menu qua, quindi tramite questo sostanzialmente potrei anche decidere di rimuovere questi altri che ho usato. Vediamo un attimo, questo ad esempio posso rimuoverlo, anzi facciamo così, facciamo tutto da zero, ok, così vi faccio un po' vedere meglio. Allora, sostanzialmente vedete che adesso non sta funzionando nulla perché non è assegnato, quindi sostanzialmente non sto mandando nulla dentro al render, ok, quindi non posso ascoltare praticamente nulla, nonostante il routing è stato effettuato, quindi il bus qui è assegnato, ma entra qua e non succede nulla perché c'è uno step da fare importante. Ora, io questa traccia qui comunque la mando dentro a, appunto, la sto mandando, vedete, dentro al gruppo che ho creato, che è questo qui, Beds, per avere un po' una sorta di ordine, quindi facciamo finta che questi sono materiale che comunque io so che deve andare a confluire dentro i beds, quindi mi faccio i miei gruppi e li mando, lo mando dentro al gruppo beds. In questo modo io adesso dentro a, al plugin, alla sezione di authoring, posso andarmi a creare il mio, la mia traccia bed. Faccio add bed, quale sorgente voglio. A questo punto non gli vado a dire il contact singolo, ma gli vado a dire direttamente il gruppo che ho chiamato appunto beds. Ora lui mi dice che è in uso, assegna appunto un ID a questo gruppo beds, che chiaramente sarà un 7.1.2. posso dare un gruppo, diciamo, chiamiamolo music, posso anche dare un nome. Andando in funzioni posso dirgli guarda, creami il nome direttamente dalla traccia, in questo modo lui prende il nome direttamente dalla traccia qua, e ho creato il mio primo beds, in questo modo posso ascoltarlo. Ok, infatti sta uscendo, lo ascoltiamo. Ora vediamo come fare gli object, perché ad esempio questi tre contact qui sono ipoteticamente assegnati alla famiglia degli object. Stesso discorso, devo andare adesso io questi object qua, come vedete questi confluiscono sempre confluiscono nel gruppo 7.1.4, quindi nel bus principale, però comunque non sento nulla perché stesso discorso, devo andare su authoring for Dolby Atmos, diciamo add object. Ora a questo punto non selezioniamo un gruppo, anche se potrei farlo, ma voglio selezionare semplicemente il contact 01. Quindi gli dico contact 01, magari metto effetti. A questo punto gli posso anche dire dammi il nome, così ce l'ho specificato qui in questa finestra. E ho creato il mio primo object. Ok? Ora sentiamo, arriviamo al dunque, sentiamo un attimo i movimenti, cosa percepiamo. Ovviamente, come vedete, io adesso tramite questa icona qui posso andare a creare movimento. Chiaramente tutto quello che io sto facendo qua, se avessi la sala cablata Atmos, chiaramente sto spostando il suono nei vari punti di ascolto, ok? Quindi se queste sono le casse L, R, surround laterale, surround posteriore, ok? Il canale centrale. E quindi facendolo girare così, praticamente sto simulando una rotazione all'interno dei miei, tra i miei ascolti fisici, canali discreti. Vediamo questo come viene traslato ora in cuffia, in binaurale, ok? In questa zona qui possiamo andare a definire, come vedete, anche l'altezza, no?
Quindi facciamo, posizioniamolo più o meno al centro, quindi ad altezza schermo più o meno, e vediamo che cosa succede. Ovviamente mettetevi le cuffie, sennò... Ok, come sentite? Comunque c'è una percezione differente, non è... È un po' veramente sottile, ma non è left and right, ok? C'è un discorso, c'è un discorso diverso. Se io faccio qua, se faccio questo panning qua, o lo faccio qua, o lo faccio qua, cambia. Ok, sento proprio un suono diverso. Proviamo a lavorare sulle altezze. Allora, mettiamolo teoricamente ad altezza testa. Ovviamente tutto questo può essere automatizzato, quindi io posso andarmi a registrare le mie automazioni e registro completamente il movimento senza troppi problemi. Posso anche assegnare a un MIDI control change lo spostamento, in modo tale che posso fare questo discorso qua con un controller MIDI, ok? Quindi che dire, la sensazione non è male, è interessante comunque sia, come sentite, no? Anche in cuffia. Poi ad esempio con Nuendo ha questo object size che permette di definire un po' la grandezza in teoria dell'oggetto, così è molto puntiforme. Se andiamo ad aumentare il size, sentite un po' la diffusione sostanzialmente, no? Quindi anche lo spostamento cambierà, sarà meno avvertibile, perché è come se l'oggetto è più grande rispetto a questa dimensione piuttosto che questa. Quindi questo è più puntiforme, crea dei movimenti più rapidi, più avvertibili. Ok, quindi è interessante. Ora proviamo ad aggiungere un send. Ovviamente sempre il send in questo caso lo sto mandando ai beds, quindi è un delay che lo sto mandando a anzi lo devo mandare, perché poi non l'ho più, l'ho resettato. Quindi andiamo sul nostro sulla nostra sezione qui, aggiungiamo un beds, andiamo a selezionare il mio delay, eccolo qua. Mi prendo il nome della traccia, mettiamo sempre music, attiviamolo, ok. Sentiamo che succede. Ora chiaramente posso andare a aggiustarmi i delay. Proviamo a spostarli tutti da una parte, facciamogli fare così.
come sentite, insomma, sta girando sostanzialmente il delay, mentre l'object chiaramente è più fisso. Però nessuno mi vieta di fare questo e poi andare a far girare anche un po' il delay. Insomma, quindi è interessante, è da sperimentare, chiaramente. Ad esempio, poi in Nuendo abbiamo anche queste campanature, queste diciamo, sono dei pattern, chiamiamoli così. Quindi, per esempio, deselezionandoli abbiamo un movimento piuttosto libero. Se ad esempio mettiamo la cupola, avremmo un movimento che segue appunto la struttura di questa cupola qua, no? Ed è interessante perché permette di fare movimenti. Abbiamo un altro pattern. Quindi sicuramente la spazializzazione che si crea è carina, è interessante anche in cuffia, chiaramente in un discorso di, adesso creo un altro object, in un discorso di canali discreti è tutta un'altra cosa. Però, visto che stiamo parlando di musica e visto che, come dicevamo prima, probabilmente poi la maggior parte della gente ascolterà queste cose invece in cuffia, la cosa che io voglio con voi, insomma, affrontare il discorso è proprio come tutto questo possa suonare in un ascolto appunto binaurale. Allora, questo non lo sto sentendo, perché secondo me non l'ho segnato bene. Andiamo un'altra volta nell'autoring. Esatto, devo creare l'object, era contact 2. Non il 3. Ok. Praticamente definisco in questo, su 0 l'object diventa sostanzialmente mono, mentre su se lo imposto ad esempio al 100% sostanzialmente torna stereo, perché come dicevo appunto Nuendo permette di avere anche gli object stereo, però chiaramente diminuisce un po' la capacità di spostamento.
Ok, quindi allora, che possiamo dire? Secondo me l'effetto, come già io avevo modo già avuto di, insomma, come dicevo, lavorando, avendo lavorato sull'Atmos cinema, già ho sperimentato a livello musicale, anche se, ripeto, qui non c'ho il ad esempio nella production suite c'è il panner proprio chiamato music, che ha delle piccole differenze, ad esempio ha la possibilità di creare anche dei panning sincronizzati al BPM, chiaramente hanno aggiunto delle cose interessanti proprio per l'aspetto musicale. Però diciamo, in questo video, magari per chi non aveva mai ancora ascoltato, cosa succede in cuffia sostanzialmente, questo credo che più o meno sia simile poi la cosa che avviene. Ora si tratterà di capire come usarla bene. A livello musicale. Ok. L'effetto c'è, l'effetto è carino comunque. Ok, quindi questa era solo per fare con voi una chiacchiera, diciamo così, su quello che secondo me potrebbe in qualche modo essere il Dolby Atmos Music, per farvi sentire un po', per chi magari ancora non aveva mai ascoltato in cuffia cosa succede. Ora, questa è stata una panoramica molto veloce, non mi andate, fa già, siamo a 40 minuti, pensavo di fare una cosa più breve. Diciamo che gli argomenti sono tanti, quindi qui parliamo di cose piuttosto complesse. La cosa che, come vi ho detto, vi suggerisco è di approfondire sicuramente il discorso. Sui canali ufficiali, quindi sui canali Dolby, ci sono, come vi ho detto, diversi articoli, potete scaricarvi dei documenti ufficiali, c'è tutta una spiegazione, potete scaricarvi, se state su Mac, la trial della Dolby Production Suite, che gira comunque, come ho detto, sia su Pro Tools che su Nuendo e su altre DAW in teoria. Come vedete, qui parla di Pro Tools, Ableton, Nuendo, Logic, quindi non c'è problema. E c'è questo Music Panner che, come dicevo, al momento ad esempio Nuendo non c'ha proprio questa specifica dedicata alla musica, che è un panner un po' più dedicato appunto forse all'utilizzo musicale. Avranno introdotto qualche caratteristica, come ho letto ad esempio la sincronizzazione al BPM per avere dei movimenti sincronizzati, magari automatici, con un clock, con un LFO. Devo vedere un attimo, però è interessante, perché avete sentito comunque che l'effetto in cuffia è figo. Ora il discorso è quello: come usarlo e dove? Questa è la domanda, nel senso che ci sono sicuramente, secondo me, dei generi musicali più in qualche modo facilitati, nel senso dove è possibile sperimentare un po' di più, dove magari c'è tanta musica, tanti suoni, ecco, un po' electro, hybrid, o ad esempio nella musica ovviamente classica si potrebbe creare un bel discorso di posizionamento. Però credo che anche nella musica pop in genere potrebbe aprire delle strade di sperimentazione, dando per scontato che poi alcuni elementi chiaramente non è che possiamo metterci a far girare il cantato a destra e manca, non ha senso. Bisogna imparare poi a usare, adesso giocando così è divertente far girare tutto, però è chiaro che poi in un contesto musicale
non è che tutta la musica può avere, insomma, può fare il giro tondo. Quindi, mentre ecco perché la mia perplessità iniziale era dovuta al fatto che nel cinema magari ci sono molte più possibilità di far muovere cose, perché bisogna immergere lo spettatore all'interno di un'azione, di una scena. La musica è qualcosa che si fruisce leggermente in maniera diversa, quindi da capire quanto la tecnologia, questa tecnologia possa poi essere utilizzata al 100%. Sicuramente è più immersivo, come avete anche sentito, anche in cuffia. Ora, secondo me l'effetto si ottiene molto quando fai spostare le cose, però come avete sentito, mettere un suono davanti, diciamo LR, e spostarlo dietro comunque cambia, tramite poi un discorso di fase, cambia comunque un po' il timbro stesso. Quindi all'interno poi di un mix sono strumenti accessori per andare a collocare magari gli strumenti o cambiare un po' anche il timbro. Insomma, secondo me va un po' capita, va un po' capito come sfruttarlo bene a livello musicale, ecco. Però sicuramente, indubbiamente, è una cosa interessante. Quindi niente, ragazzi, spero che questo piccolo tutorial, chiamiamolo così, ma anche se non è stato proprio un tutorial, possa essere interessante. Magari se avrò tempo ne farò altri. Comunque trovate, ripeto, andate sul sito Dolby se proprio state a zero e volete prendere informazioni, perché sicuramente lì trovate un sacco di documenti. Poi è probabile che molti studi attrezzati si stanno già muovendo magari per poi organizzare corsi, cose, quindi è un argomento molto interessante secondo me. Io, ripeto, ho avuto la fortuna di lavorarci anche quando stavo a Fox, quindi, e poi ci ho lavorato pure da altre parti, quindi al cinema chiaramente ormai è uno standard, quindi nulla di nuovo. Però nel campo musicale da capire, si possono fare cose interessanti sicuramente, soprattutto per alcuni generi di musica dove c'è tanto layering. Penso appunto a Dune di Hans Zimmer, appunto, è stato fatto anche in Atmos, dove è possibile giocare molto con la creatività in contesti in cui la musica è anche molto molto basata su sound design. Credo che lì possa aprire diverse prospettive. Vedremo. Ok ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine, se siete arrivati fino alla fine. Altrimenti, insomma, potete vedere il video quando volete. Volevo fare la diretta, però insomma poi ci ho avuto un po' di casini, quindi lo sto registrando. Va bene, ci vediamo al prossimo live. Prossima settimana farò un live riguardo Elements. Ciao ciao.